Palermo, via D'Amelio, ore 16.58. Comincia il minuto di silenzio per commemorare la strage del 19 luglio 1992. Un minuto di silenzio a partire dall'ora dell'attentato per ricordare le vittime di 26 anni fa. Il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta. Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Alla commemorazione mancano i figli Fiammetta, Lucia e Manfredi. Prima di partecipare ad un evento pubblico fanno sapere vogliono la verità sui silenzi, sui veri mandanti della strage e su uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana pianificati dalla mafia, come si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta depositate 20 giorni fa. Fiammetta Borsellino, attraverso il quotidiano La Repubblica, ha anche rivolto 13 domande allo Stato per dire che aspettano risposte dalle istituzioni. Per la famiglia Borsellino alla commemorazione pubblica oggi c'era Salvatore, fratello di Paolo. C'è stato un depistaggio ed è stato un depistaggio di Stato. Il furto della General Rossa fa parte di quel depistaggio, dice una sentenza e un'altra sentenza dice che c'è stata una trattativa. La famiglia di Paolo Borsellino questa mattina si è ritrovata nella chiesa di San Francesco Saverio, all'Alberghiera, antico quartiere di Palermo, dove il giudice si affacciava per vedere la figlia Fiammetta impegnata nel volontariato e dove ogni tanto si raccoglieva in preghiera. Il rapporto di Paolo con la fede è un rapporto profondo. Senza la sua fede non sarebbe bastato il coraggio per affrontare la morte, quando sai che la morte arriverà di sicuro. La messa di suffragio è stata celebrata da Don Cosimo Scordato, che ha ricordato il giudice Paolo, ha consolato la famiglia Borsellino ed ha lanciato messaggi alle istituzioni. Questo è il nostro momento di rendimento di grazie. Sentisce oggi il desiderio di verità che tutti